allora raccontami questa serata. Allora, il 22 di aprile abbiamo fatto questa serata, ospiti dell'Oratorio San Carlo, è una serata molto bella organizzata dall'amministrazione comunale, è nata da un'idea dell'amministrazione comunale, ma in realtà poi ha messo insieme anche tante persone, cittadini, associazioni, commercianti, gruppi e persone di ogni tipo, che si sono messe, si sono date da fare in prima persona per mettere in piedi una cena di beneficenza, una cena di raccolta fondi per quello che è successo qualche mese fa in Siria e in Turchia, dove c'è stato un terremoto e tante persone sono state purtroppo colpite da questo fenomeno. Abbiamo deciso quindi di mettere in piedi questa iniziativa, coinvolgendo anche, tra l'altro, un membro della mia famiglia, mio papà. Abbiamo deciso appunto di donare la Terre des Hommes, che è impegnata in prima linea per aiutare le persone colpite dal terremoto. Lascio magari una parola al cuoco, cioè, che ha pensato tutto il menù siriano, il cuoco. E a Franco, che ha messo, diciamo, ha dato una razionalità a tutta la fantasia della cucina siriana. Che ha reso poi tutto possibile, insomma. E anche perché è bello, no, che da un'iniziativa di solidarietà si arriva anche ad uno scambio culinario e uno scambio culturale. Quindi, come è andata quella serata? Cosa avete messo in tavola? E la portata fondamentale era i falafel, che doveva essere la protagonista principale, poi abbiamo aggiunto, proprio per carità di esecuzione, abbiamo aggiunto altre salse, comunque tutto a base di legumi e verdure. Sì. E non c'erano carne o altre cose, e la cosa è venuta abbastanza bene, è stata apprezzata. C'era un po', la sala è tutta piena, 150 persone. Sì, 150 persone c'erano, che hanno mangiato fino all'ultima, sì, avanzato hanno solo gradito, il pane, hanno gradito. Quindi la prossima volta siamo invitati anche noi. Assolutamente sì, ma saremo molto più ristretti, perché 150 era veramente una, anche di almeno, questo, ma lui è l'importanza che può avere, come dire, fare queste cose qua, ci sono anche di più. No, questo è vero, questo è vero.